Quest'anno noi festeggiamo i 30 anni del forum, quindi 30 anni che raccontano una storia, ma che si poi guardano e prospettano al futuro. Che cosa vuol dire? Che siamo arrivati ad un punto all'interno del sistema del mercato immobiliare generale dell'industria nel quale ormai le innovazioni che abbiamo a disposizione sono tantissime, ma hanno bisogno ancora di essere messe a sistema. Il tema della semplificazione, appunto, della messa a sistema, dell'interazione di tutto quello che oggi abbiamo a disposizione diventa poi il tema del futuro e le aziende che oggi sono qui arrivano da tutti gli ambiti della filiera immobiliare, sono sviluppatori, sono gestori, sono proprietari, ma sono anche fornitori di servizi. I fornitori di servizi sono la nuova grande famiglia del real estate che è cresciuta enormemente in questo secolo e che sarà quella che ci traghetterà per i prossimi 10 anni. Rispetto all'andamento del mercato, che cosa è successo e che cosa ci aspettiamo? Chiudiamo un 2022 con un aumento del fatturato complessivo di circa il 10% in linea con l'Europa e un pochino meno dell'Europa dei 5 che chiude a circa il 12%. Questo dato, che quindi è il fondamentale del mercato, che è molto positivo, nasconde invece un unico dato negativo, che è quello del numero delle compravendite. In Italia chiuderemo con un meno 5%, scendiamo dai 740.000 dell'anno scorso a circa 710.000. La diminuzione degli scambi è dovuta prevalentemente ai territori della provincia, non tanto ai capoluoghi che continuano nella loro fase di crescita, ma sapete, noi in Italia abbiamo più di 8.000 comuni, quindi evidentemente hanno la loro importanza e in buona parte è dovuta più che a un rallentamento e a un disinteresse da parte della domanda, alla scarsezza di prodotto nuovo e a un rimbalzo rispetto all'aumento dell'anno passato, cioè del 2021, che era oltre il 30%. Però il fatturato è tenuto alto dalle dinamiche dei prezzi. I prezzi quest'anno per la prima volta, dopo moltissimo tempo, sono cresciuti anche nel nostro paese. Chiudiamo l'anno con circa il più 3% e ci aspettiamo per il 2023 un circa 6,5%. L'Europa ha fatto un po' meglio di noi quest'anno, farà un po' meno di noi invece l'anno prossimo. La dinamica dei prezzi è naturalmente esaltata dalla dinamica inflattiva, da quello che sta succedendo, ma è anche il risultato di comunque un consolidamento dell'offerta che, visti i risultati dell'anno scorso, ha pensato di poter chiedere qualcosina in più.